uno degli aspetti, dei tanti aspetti della mia professione. E questo è stato il motivo per cui mi sono trasferito da Bologna, dove vivevo. E lavoravamo al confine della realtà. Hey, ragazzi, ciao a tutti quanti. Questo è il primo episodio di Hai trovato l'America. È una piccola rubrica nuova che sto facendo su questo canale americano, e l'ho voluta fare perché giustamente ci sono un sacco di americani che vivono in Los Angeles, che vivono in California, che vivono in America. Perciò mi sono sempre chiesto, wow, riceviamo sempre un sacco di domande che ci chiedono come fai a vivere in America, cosa hai fatto, cosa non hai fatto, e quindi ho detto, ma voglio fare una rubrica specializzata, ma la cosa più bella è comunque andare a trovare gli italiani che vivono in America e comunque che si sono stabilizzati in America e andare a chiedere loro personalmente. Quindi la cosa più naturale, più bella, è comunque sentire l'esperienza di qualcun altro che sta vivendo o comunque sta avendo successo negli Stati Uniti. Oggi siamo a Culver City, un bellissimo paesino vicino a Marina del Rey, quindi vicino a Marina dove mi vedete tutti i giorni. E abbiamo come ospite Andrea Centazzo, che io sono fierissimo e sono troppo orgoglioso di essere rappresentato da un italiano come Andrea qui negli Stati Uniti, anche perché mi sono andato a vedere la storia quando ci siamo conosciuti via Facebook, e mi sono andato un po' a leggere la storia, sono andato a vedere un pochettino cosa faceva e sono rimasto veramente super scioccato, quasi esaltato di fare questa puntata e soprattutto di aprire questa rubrica con Andrea. Sono venuto qua a trovarmi in uno degli studio dove pratica la sua... Andrea, aiutami. Intanto ciao. Pratica, grazie ciao. Mille per avermi dato questa opportunità. Pratica la sua che cosa? No, la sua professione, diciamo così. Uno degli aspetti, dei tanti aspetti della mia professione. Sì. Che chiaramente se me la puoi dire proprio in breve, per i nostri amici che stanno ascoltando, di cosa sarebbe? Dunque, io sono venuto in America 27 anni fa, nel 91, con un contratto con la Warner Chappell per fare il compositore di colonne sonore, e questo è stato il motivo per cui mi sono trasferito da Bologna, dove vivevo. Bolognese, io sono bolognese anch'io, di originale, Golfieri. Va bene, allora siamo a posto. E mi sono trasferito qui con questo scopo. Dopodiché sono successe tante cose, per cui ho fatto parzialmente il compositore di colonne sonore, ma io vengo come musicista, come artista, vengo dall'avanguardia, dal jazz, cioè negli anni 70 facevo parte del gruppo Area, Gaslini, questi artisti, e lavoravamo al confine della realtà e al confine anche dei soldi, ma comunque e poi negli anni 80 ho scritto molta musica in Italia per il teatro, soprattutto ho lavorato con Albertazzi, con Barbareschi, con Labrilli, cioè tutti, da Porto, eccetera. E sono stato messo sotto contratto dalla Warner e poi, per una serie di motivi un po' artistici, un po' personali, a un certo punto ho chiesto alla Warner qual era l'ufficio più lontano dall'Italia che avevano, e mi hanno detto Tokyo o Los Angeles. Ho detto, beh, non parlo giapponese, mandatemi a Los Angeles, e mi hanno mandato qua. Domanda, perché dice l'ufficio più lontano dall'Italia? Perché scappavo da una moglie. C'era qualcosa che... Sì, scappavo da una di quelle situazioni in cui volevo mettere insieme una fuga dignitosa con un increase del mio lavoro, e ho deciso per cui di venire a Los Angeles. Fantastico. E poi oltretutto, se andate a vedere, mettete in Google Andrea Centazzo, nome e cognome di Andrea, c'è anche una pagina Wikipedia, vi spiega benissimo quello che ha fatto, quello che ha vinto. Hai vinto un sacco di premi.
Sì, è vero, ma mai soldi, però sai, no, adesso non vorrei che sembrasse una cosa, ma uno soprattutto è stato geniale, è stato il premio del CNR, premio Milano Scienze del CNR, il primo premio all'epoca, parliamo dell'87, erano 40 milioni. Wow. Il secondo premio era una palla di bronzo. Cosa ho vinto? La palla di bronzo. Però dicono che a volte i soldi non voglio, a volte il discorso di vincere qualcosa, sì, il prestigio, certo, grazie. Dopo, chiaramente, però dici, i soldi, certo, sono anche, no, soldi. Però, cioè, la cosa era talmente assurda che poi è finita che l'ho presa così, insomma, in allegria. Vabbè. Senti, ci sono, cosa dice, un sacco di persone che quando vengono in America dicono: oh, mi è piaciuto Los Angeles, o vengono in vacanza, o mi è piaciuto la California, mi è piaciuto l'America in generale. E la prima impressione di quando sei venuto qua in America, qual è la prima impressione che veramente ti hai detto: wow, sono in America? Qual è stata la cosa che ti fa veramente questa cosa? C'è un precedente che fino dal 1978 ho regolarmente fatto tournée in America, okay, per cui avevo ero già stato a Los, okay, Angeles, avevo già fatto dei concerti. Certo, era più la East Coast quella che conoscevo. La California, sì, ero stato a San Francisco, ero stato a Los Angeles, ma poi sempre con qualcuno che mi accompagnava, eccetera. La prima volta che sono arrivato, che sono venuto in esplorazione prima, poi, e dovevo andare su Sunset, perché l'ufficio della Warner era proprio su Sunset Boulevard. Sono arrivato all'aeroporto, c'è panico, non c'erano navigatori, c'era una mappa, e allora un tizio mi ha detto: no, dice, lei pigli la Sienega, vada sempre dritto. Cioè, io andavo con questa macchina, dopo un'ora ho detto: ma dove sono? Cioè, l'idea di questa città enorme, non perché poi New York è enorme, però tu è lì. Sei a Manhattan e praticamente puoi girarla tranquillamente, andare a piedi da un capo all'altro in mezza giornata. E poi alla fine New York è un isolotto, appunto. Quindi non è che... No, poi è chiaro, c'è il Bronx, c'è tutta una serie di altre, Queens, però fondamentalmente quando dici vado a New York, qui vado a Los Angeles, il problema della città è che non ha un centro, sono una serie di città messe insieme, no? Hai ragione, è molto, molto vasta, molto alta. Cioè, un po', per fare un esempio, come Milano, Cinisello, Balsamo, o Bologna e San Lazzaro. Sì. Cioè, alla fin fine queste città si sono unite lentamente e è diventata questa megalopoli. Che oggi come oggi penso Los Angeles sia come la grandezza della Lombardia e Piemonte. Sì, sì, una roba allucinante. Cioè, sì. Ok, quindi un'altra domandina molto carina, secondo me, ero curiosissimo, ho detto voglio fare Andrea queste domande perché comunque tu sei qua da tantissimo e perciò sì, avere una risposta da una persona che è qua da più di 20 anni ovviamente fa differenza, e anche per quelli che ci stanno ascoltando è un qualcosa di chiarifica molto di più, apre molto di più, dice wow, sì, se lo dice lui che è da 20 anni... Non è una cosa finta. Domandina piccante, anche se so che sei qua da tantissimi anni e quindi ormai ti sei comunque introdotto, sei cittadino americano, sì, giustamente. Cosa ami di più degli Stati Uniti? Degli Stati Uniti in generale? In generale, sì, in generale. Che poi lo so che California è un posto a parte. Sì, difatti io sono per l'indipendenza della California. Non potrà mai succedere. Non succederà mai, però qui è veramente differente. Cioè, io tra l'altro col mio lavoro giro continuamente. Cioè, ci sono dei posti che veramente non sono vivibili se non sei nato qui o se non hai un lavoro che ti porta in questo, certo, posto. Dagli Stati Uniti non saprei, è chiaro che uno che è nato come me,
con il jazz, con la musica afroamericana, con la musica americana, chiaramente direi che quello è il punto di contatto per cui sono arrivato qui. Probabilmente se invece di aver fatto quel percorso avessi studiato violino, sarebbe più probabile per me essere andato, sarebbe stato più probabile essere andato a Vienna, non so, certo. o a Francoforte, certo. o a Parigi. Ma con quel tipo di musica e col tipo di lavoro che mi ero prefisso di fare, chiaramente l'America è dove questo tipo di musica è nata, è per più, cui okay. è quello stato il collante principale. Poi, se vogliamo parlare delle cose che non mi piacciono... Infatti la mia seconda domanda era cosa invece non ti piace? Facciamo 5 puntate però. No, io penso, e questo lo dico per tutti quelli che vedono questo mito America, non è più il sogno americano degli anni 40, degli anni 60. L'America è estremamente cambiata in questi anni, soprattutto poi negli ultimi anni c'è stata la crisi economica del 2008, e c'è stata la ripresa, però cioè, dopo non voglio entrare in dettagli politici perché sento dalla politica urlo, certo. Per cui non è più così facile, non è più così facile come era, già per me è stato molto facile, certo. per dire, vabbè, avevo la Warner alle spalle, ma io ho avuto la green card in 2 mesi. Wow, e questa che tu dici la green card mi allaccio a una domanda di domande, sì. e che poi tantissimi dei nostri follower, dei miei follower, sì. Chiedono ogni volta, ma io se vengo, ho questa professione, sono meccanico specializzato, posso venire a lavorare? I permessi, green card, come ottenere? Mm. Ovviamente sappiamo benissimo, tu sai, questa è la mia realtà oltretutto, quindi lo so per forza, che una delle strade più facili è quella di sposarsi o comunque di avere uno sponsor da un'azienda americana che ti sponsorizza, certo. o comunque una sorta di sponsorizzazione, che può essere anche una persona privata, non necessariamente un'azienda. Il tuo percorso? Beh, io ho firmato con la Warner UK, e loro mi hanno presentato alla Warner USA qui. Prima ero andato a New York, poi da New York sono venuto qui. Mi hanno immediatamente suggerito un avvocato che era quello che naturalmente tu devi sempre avere un avvocato. Certo. Come tu sai, dicono che a Los Angeles ci sono più avvocati di quanti squali ci siano nell'oceano. Per cui, e naturalmente, con la sponsorizzazione della Warner a Los Angeles è stato tutto molto semplice. L'avvocato era l'avvocato che stava facendo, per dire, i visa a Mick Jagger e Rolling Stones, cioè wow. di quel livello lì. Tanto che mi ha pelato secco, perché wow. naturalmente tu paghi, non è che certo. la Warner pagasse per me. Per me è stato molto facile, non è un percorso che credo succeda spesso, perché ho avuto questo visa, green card, come Alien of Extraordinary Ability. Mm-hmm. Non solo, ho avuto, siccome stavo facendo dei film in Italia, stavo facendo un film con Barbareschi, ho avuto il permesso anche di viaggiare, uscire. Di uscire durante... Perché normalmente non puoi uscire per almeno un anno, almeno sì. per un anno non potevo uscire. Io sono uscito 4 volte in 6 mesi. Wow! Comunque la green card me l'hanno approvata dopo 2 mesi e mi è arrivata nella posta dopo probabilmente 4. Cioè ho fatto l'intervista e mi ricordo l'intervista che è stata geniale, perché sono arrivato e avevo praticamente 2 valigie con me, no? E sono arrivato dentro e sai che devi portare documentazione, sì, sì, come sì, Alien, sì, assolutamente. Alien of Extraordinary Ability. E allora ho aperto una e c'erano tutti i miei libri, le partiture, i dischi, e il tizio mi ha detto:
Are you kidding me? I'm not looking at that. Go, go. Tac, tac. Mi ha messo un paio di stamps, via. E così è stata. Per cui, ripeto, questo è l'eccezione che conferma la regola. L'ho sempre detto a tutti quelli che mi hanno chiesto, non fate conto su quello che è successo a me, perché certo. Sono quelle cose che capitano raramente. È stata una botta di fortuna. Che poi ti trovi, almeno io... Quello, la mia esperienza è che poi, vabbè, io ho trovato una mia ex moglie in Italia, quindi non avevo neanche desiderio, io pensavo di andare in Canada a vivere. Poi ti trovi dentro a questo imbuto, nel senso che nemmeno che te l'aspetti veramente alla cittadinanza. E tu la cittadinanza l'hai avuta dopo quanto? Ho aspettato un pochetto, non l'ho presa dopo 5 anni, l'ho presa dopo 7. Okay. Anche quella è stata una cosa molto semplice, quella poi è automatica, certo. Basta che tu dimostri che sei stato 900 giorni, non mi ricordo, in 5 anni mi sembra. Sì, 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 sì. Ecco, 3 anni se sei sposato, 5 anni se non sei sposato. Ti sei mai risposato? No, ho già dato grazie 2 volte, per cui ho sposato 2 volte in Italia e poi mi sono dato la libera professione. Quindi sei libero? Libera professione. Vuoi prendere poi fare un annuncio? Ci sono un sacco di italiane che vorrebbero diventare cittadini americani. Sì, vabbè. Cioè, bisogna che però portino il cash. Mica qua gratis. Bellissima questa. Come ti sembrano gli americani? Vabbè, tu sei qua da tanto, però viaggi molto, vai avanti e indietro. Com'è l'americano? Perché un sacco di persone ci chiedono, oh, ma come sono gli americani? Non sono friendly, sono amichevoli. E io dico sempre, personalmente non ho mai avuto problemi, anche perché è come io mi pongo a loro, perché io sono sempre stato, sono sempre anche cittadino, sono nella loro terra, non sono nato qui, non sarò mai come loro. Quindi io sempre dico, dipende sempre, mi sono sempre proposto, mi sono sempre con rispetto e sempre dato loro la prima parola e quindi sorriso sempre e comunque cercato di capire la loro cultura. Dal tuo punto di vista, come la vedi l'americano? Parliamo di nuovo territorialmente, perché l'americano medio non è quello delle grandi città, non è quello di San Francisco, non è quello di New York, non è quello di Chicago e non è quello di Los Angeles, tantomeno. Qui stiamo parlando di gente che ha contatto ogni giorno con una realtà internazionale. Oggi chiaramente con internet è un po' cambiato, anche uno che abita nell'Ohio probabilmente vede certe cose, sente. Prima no, io mi ricordo un episodio che, guarda, ti cito perché ce l'ho in testa. Nell'80 feci una tournée e finì a Tuscaloosa in Alabama. Cioè, voglio dire, dov'è? Una strada, 4 grocery stores, un saloon, cioè proprio la Tuscaloosa. Poi adesso hanno un college, l'università a Birmingham vicino. Tra l'altro c'erano 2 musicisti appassionatissimi di avanguardia che mi conoscevano, mi avevano invitato, eccetera. A casa di questi piglio il Birmingham Daily, uno di questi newspaper, parliamo dell'80, giro. Oh, non c'era una notizia internazionale, niente. Arrivo alla fine, c'era un trafiletto sul Papa, giusto okay. per dire. Ma dico, ma voi com'è che non avete? E la risposta è stata, ma a noi non interessa neanche quello che succede a Washington, figurati cosa ci può interessare quello che succede. È vero. E questa era la mentalità, ed è ancora parzialmente così, perché se tu ogni tanto leggi i commenti a certi articoli, c'è della gente che pensa ancora così. Per cui veramente, bisogna pensare a Easy Rider, al film, che quella era la realtà dello scontro tra l'America rurale e l'America un po' progressista delle città. E poi bisogna pensare appunto a quello che ti ho detto io, che a Birmingham nell'80
di quello che succedeva a Washington ne fregava una mazza. Allora è problematico questa cosa. Poi naturalmente se parliamo dell'ambiente, dell'arte, del cinema, cioè se parliamo di New York, cioè la gente è fantastica per certi aspetti, no, capito? Una open, sì, una mentalità, certo, molto aperta. Molto aperta, ma è gente che viaggia, gente che, insomma, per dire, la mia compagna che è stata una librarian a UCLA, beh, insomma, è una che ha studiato l'italiano, che gli piaceva viaggiare, per cui cioè, c'è questo tipo di gente. Poi, comunque, sai, tutto il mondo è il paese, cioè in Italia anche così, cioè, le città, cioè, paesi dispersi. Non parlo neanche l'italiano. Sì, tra l'altro, c'è anche quel problema. Tornando a, quindi tornando indietro all'Italia, stavamo parlando proprio d'Italia, tu vai avanti e indietro dall'Italia spesso oppure da... Dunque c'è stato un periodo negli anni 90 che ho avuto un sacco di commissioni, ho scritto delle opere, avevo fatto quest'opera su Tina Modotti che è un personaggio incredibile degli inizi del Novecento, fotografa rivoluzionaria, e avevo fatto l'opera in Italia con... Ottavia Piccolo come voce recitante. Dopo l'opera l'avevo portata qui, l'abbiamo fatta nel 98, no, 98 a San Francisco, l'abbiamo fatta qui a UCLA. In quel periodo andavo molto spesso, adesso vado una o due volte all'anno perché non ci sono più moltissime occasioni di lavoro. E secondo, devo andare comunque perché ho ancora mia madre che vive. E ancora sì, ho solo mia mamma che compie tra l'altro 91 anni a dicembre, difatti vado a trovarlo, grazie, vado a trovarla adesso. Ma due volte all'anno diciamo. Due volte. Sì, anche perché, cioè, per dirti, sono appena tornato da Israele dove sono stato a fare un concerto settimana scorsa, adesso settimana prossima vado a Chicago, per cui viaggio già molto e vado in Italia sia per trovare mia madre, ovviamente un paio di volte all'anno, sia quando ho dei concerti e devo fare delle cose. E cosa ti manca dell'Italia? Cioè ci deve essere qualcosa da italiano che dici ok, mi manca questa cosa dell'Italia. Non dirmi pasta e spaghetti perché sennò... No, no, ma devo pensarci perché in effetti vivo benissimo. Benissimo. Non ho... cioè vivo anche perché ho adottato il metodo scatola di piombo sulla testa, nel senso è chiaro che se incomincio a vedere, non so, quello che succede nella politica, le sparatorie, i massacri, allora uno dice vabbè vado a vivere in Polinesia perché non è... No. Però nella dimensione che mi sono creato, innanzitutto qui, diciamocelo, il clima è fantastico. Allora, per quello che faccio io ho avuto molto spesso il desiderio di trasferirmi a New York. Però non ce la fai, una volta che io sto a un isolato dal mare, cioè ogni sera vado a farmi una passeggiata in spiaggia, vado a correre, e cioè è un altro tipo proprio di vita. E poi Los Angeles, comunque dove viviamo, io dico sempre, io la odio e la amo, perché io viaggio molto per andare a lavoro, faccio un traffico incredibile, però ti dà quei momenti che sono 100 volte di più di quell'ora che spendi. Ma guarda, traffico, anch'io, io non amo guidare e qui lo sai, senza macchina sei morto. Ti assicuro che dopo una settimana a Tel Aviv, qui sembra il deserto. Cioè, non so veramente come fare. Sono più organizzato. Sì, no, una cosa che non ti sto a dire. Però, insomma, è una vita che mi si confà sì, mi manca qualche amico, ecco, poi naturalmente ho la preoccupazione di una mamma anziana che sta lontano, certo. Ma dal punto di vista strutturale, se dovessi dire cosa mi manca dell'Italia,
Niente, perché il cibo ce l'abbiamo anche qui. Cioè, tra l'altro, adesso, quando sono arrivato io, andavi al supermarket, non trovavi prodotti italiani. Adesso trovi tutto. Poi, vabbè, mia compagna è giapponese, io sono pazzo per il cibo giapponese. Beh, qui puoi mangiare di tutto, in tutte le maniere. Non saprei, no, francamente non mi manca, manca niente. Non è una cosa brutta. No. Non è una cosa brutta assolutamente. Quindi la mia prossima domanda era, pensi di rimanere negli Stati Uniti per il resto della tua vita o un giorno, magari, che ne so, tornerai in Italia a... Oddio, sai, no, non si può dire. Non si può dire, okay. Io dico sempre, se domani mi offrono, adesso per dire, mi è appena arrivato un'email dalla Hebrew University di Gerusalemme, dove ho fatto questo concerto, e mi chiedono di andare a insegnare. Wow. Non so se parlano di un trimestre, un semestre, vedremo, perché poi è un'atmosfera non particolarmente leggera, quella di Israele, insomma è sempre un paese a rischio. A rischio, no? Certo. Però, certo, se mi invitassero a fare qualcosa in Italia per cui questo richiede il mio trasferimento, ci potrei pensare, ma dovrebbe essere proprio una cosa super. Certo. Cioè, allora sì, ma così, a meno che non cada in disgrazia, per cui, cioè, al momento attuale, come sono messo, se resto in salute, no, direi che non vedi questa cosa, non vedi questa luce. Tanto che stavo pensando, se dovessi tornare in Europa, se la situazione politica diventasse qui ancora più insopportabile di quello che è, e volessi tornare in Europa, stavo pensando a paesi come l'Austria, la Slovenia, o anche il nord, Danimarca, Norvegia, Svezia. Sì, si vive bene, ma il costo della vita è assolutamente. E poi, no, rimanendo nell'idea di rimanere comunque vicino all'Italia, ma senza i problemi dell'Italia, perché purtroppo i problemi ci sono tanti. Andrea, tu hai scritto una cosa come 300 o 500 opere? Sì, ho perso il conto, così. Ho scritto, vedi, non ho più le dita, mi si sono consumate. È incredibile, è pazzesco. Sì, ho scritto molto, soprattutto nel periodo dall'80 al 2000, sono stati 20 anni che ho scritto opere liriche, ho scritto concerti, ho scritto per gruppi jazz, ho scritto tanto per il cinema, tanto per il teatro. Sì, è stato un periodo, tra l'altro quando io sono venuto, io nasco come batterista jazz. Ho visto anche anzi su YouTube, e poi vi metto sotto i link così potete andare a vedere anche il canale di Andrea. Ci sono un sacco di videoclip dei concerti. Ho visto uno, un concerto, no, eri in uno studio con un saxofonista, penso, o qualcun sì. altro, e tu stavi suonando la batteria del jazz. Sì, non sì. era questo. No, questo sono batteria. Che poi dopo. Anzi, voglio che un attimino mi spiega loro sì. che cosa hai creato, perché questo l'hai creato tu, questa è la tua invenzione, sì. ed è bellissimo. Comunque, sono partito come batterista jazz e sono partito, diciamo, con una botta di fortuna, perché mi ha preso, io abitavo a Udine, cioè praticamente se fossi abitato a Timbuktu sarebbe stato più vicino. Okay. Udine all'epoca era proprio nel mezzo, in the middle of nowhere. E Giorgio Gaslini, il pianista jazz, mi invitò a unirmi al suo quartetto e incominciai come batterista jazz. Dopo ebbi questa passione per le percussioni, incominciai a ampliare, a fare, eccetera. Alla fin fine, però, quando sono arrivato nel 90 a Los Angeles, Non ho neanche portato gli strumenti, perché volevo fare il compositore solamente.
e per cui per 8 anni non ho più suonato. Dopo, su insistenza di alcuni sponsor, perché avevo comunque degli sponsor che mi fornivano gli strumenti, ho ripreso a suonare, a fare questa cosa. Senti Andrea, ti rubo un secondo, spiegami un attimino. Questo vabbè è un setup incredibile, non ho mai visto una cosa del genere. Come mai ti è, l'hai creata? Dunque, l'hai creata? Questo c'è uno studio dietro. Sì, questo diciamo è il setup da passeggio. Quindi non è quello originale. No, è il più piccolo perché ho solo i gongs e quando faccio i concerti da solo, che adesso i progetti che faccio sono multimediali, cioè giro i video e faccio la musica, e soprattutto gli ultimi due sono stati fatti con un altro italiano molto interessante che dovresti, anzi ti metterò in contatto, che è Michele Valisneri, e lui vive qui, che è scienziato alla NASA ed è vive a Pasadena e insegna a Caltech. È un giovane, avrà la tua età, è bravissimo. Attenzione perché è un gallo, Andrea. Ecco. Vabbè, avrà 70 anni come te. Cioè, lui era un tastierista quando era giovane, e gli piaceva la musica e ha avuto questa idea di fare questi spettacoli che uniscono scienza e musica. E abbiamo fatto questi spettacoli sulle onde gravitazionali che sto portando in giro da anni, e colpo di coincidenza, colpo che chiamano come vuoi, lo spettacolo che ho fatto a Tel Aviv, che abbiamo fatto l'altro anno, originariamente è stato prodotto da chi? Dal premio Nobel per la fisica 2017, Kip Thorne, che è un caro amico e che giustamente ha vinto il premio Nobel per questa ricerca che ha fatto sulle onde gravitazionali. Per cui faccio questi spettacoli da solo in cui, oltre a tutti questi pentolini, la cucina la chiamo io, ho anche tastiera elettronica, tamburi, una roba enorme. Sì, esatto. C'è una specie di batteria, perché uso anche la tecnica coi piedi. Questo invece è un setup che uso per questi eventi di meditazione che faccio da circa 3 anni, e dove suono solo i gong e ha una funzione, diciamo, meno concertistica e più healing, vogliamo dire. E quindi, tanto per spiegarvi, 2 secondi, siamo in uno studio di yoga, come dicevo all'inizio, quindi Andrea sta organizzando queste serate e le persone vengono, fanno yoga praticamente, non è come meditazione, giusto? No, quando faccio queste cose qui la gente fa meditazione. Meditazione. E quindi è incredibile. Spero un giorno, anzi voglio venire a provare una e fare, voglio vivere l'esperienza, perché sembra, prima ho sbirciato e vedo queste persone in completo, diverse dimensioni. Sì, diciamo che è una droga pesante senza gli effetti collaterali, nel senso che veramente i gongs sono degli strumenti molto particolari e la maniera in cui ho organizzato questo tipo di sedute è completamente differente, perché c'è questa adesso New Age da un 20 anni, cioè la gente compra un gong, bim bum bam, e pensa di guarire il mal di testa della giornata. Invece io ho fatto uno studio proprio su queste cose qui, anche perché certi strumenti li ho inventati io, tipo queste cupole qui, sono delle cose che sono brevettate da me, insomma ho fatto un lavoro molto lungo, cioè ho scritto anche parecchi libri sull'argomento. Infatti, visto che ragazzi, andate a vedere Wikipedia, è incredibile, ci sono un sacco di link poi che portano anche al suo sito,
che ha un sito internet, ovviamente. Che è molto semplice, andreacentazzo.com. Comunque metterò tutti i link sotto. Ora, due domandine e poi chiudiamo, perché so che Andrea deve comunque smontare tutto e andare a casa. Due domandine. La prima è, io quando ogni tanto faccio live sul mio canale o comunque qualche video, dico sempre, do qualche consiglio ai giovani. Quindi, dalla tua esperienza a vita americana, tua esperienza musicista, o comunque in giro del mondo, dai un consiglio a tutti questi giovani che comunque hanno desiderio, hanno il sogno nel cassetto di fare qualcosa che potrebbe essere come una musica, o comunque di andare a vivere all'estero, che non necessariamente l'America, ma andare a vivere all'estero. Beh, intanto essere molto pratici. Questa, purtroppo, i sogni sono belli, ma nel momento in cui tu affronti la realtà devi avere chiaro un obiettivo. Io non sono mai andato all'avventura, anche prima di venire in America, ogni volta che mi sono spostato per qualche motivo avevo ben preciso in testa cosa volevo fare, dove volevo andare, quanto potevo spendere, che occasioni c'erano. Questo è importantissimo. Poi, per quanto riguarda l'America, oggi esiste realmente, non solo per l'America, dappertutto ormai, perché ci sono questi flussi migratori pazzeschi nel mondo che dipendono da un fatto molto semplice, che se un quinto della popolazione mondiale è ricca e gli altri quattro quinti sono poveri, i poveri vanno dove c'è la ricchezza. Certo. E così è stato con... Io poi sono l'ultimo di una famiglia di emigrati, cioè mio nonno non si è spostato dal Friuli perché studiava in seminario, ma tutti i fratelli e sorelle di mio nonno sono tutti emigrati. Una in Olanda, una a Syracuse, New York, una in Argentina, una in Venezuela, un'altra in Francia. Quindi siete sparsi. Cioè, tutta la famiglia si è sparsa. Mio nonno doveva diventare prete, dopo invece non è diventato, da cui il Centazzo io, che esisto per quello, ma... all'epoca era già difficile all'epoca, ma le condizioni erano completamente diverse. Oggi chi deve spostarsi ha gli strumenti. Certo. Infatti, tu vai su internet, trovi tutte le informazioni, devi farti chiarezza, perché poi il sogno è il sogno, la realtà è la realtà. Ti dico, quante persone ho conosciuto in 30 anni qui, della mia, del primo scalone che è arrivato con me, siamo rimasti in quattro, cioè registi, ma anche registi famosi, sono venuti, hanno provato, hanno sbagliato, sono andati a casa, attori, attrici, un sacco di gente, musicisti, e non è... Sì, tu vieni e dici, we're gonna make it. Sì, certo, bisogna essere realisti. Poi certo. Soprattutto in una situazione come Los Angeles, diciamo sempre l'America, ma Los Angeles è una realtà molto differente da tutta l'America. Certo. Forse New York si avvicina. Sì, però bisogna sempre pensare che in questa città ogni giorno arrivano dall'interno dell'America e dal resto del mondo milioni di persone che we wanna make it, we try to make it, e ci sono pochi che ce la fanno, no? Sì. Poi naturalmente c'è gente che ce la fa, ci sono alcuni privilegiati che sono gli anglosassoni, nel senso chi viene dall'Inghilterra chiaramente è privilegiato il fatto della lingua, però insomma non è facile, quindi il consiglio principale che io do è essere realisti, capire cosa si vuol fare, capire che possibilità si hanno e cosa si ha a disposizione. Perché, cioè, io ho un amico che ho fatto venire io nel 2000, che
ha aperto un'agenzia per la musica classica, adesso è scritto sulla costa perché c'è molto più, però ha investito $300,000. Perché? Però ha investito $300,000, ha avuto subito il business visa, ha incominciato a lavorare subito, ha organizzato 2 concerti di Bocelli a Las Vegas, però con un investimento, Notevole, notevole. Si parla di forse uno su, sì, certo, 10.000. Per cui, certo, poi uno che vuole invece, come dicevi tu all'inizio, venire a fare il meccanico, a meno che non sia estremamente specializzato, okay, che non ci sia qualcuno qui che può fare il lavoro che lui vorrebbe fare, e allora magari sì, può farcela, però sono percorsi che poi diventano ogni giorno più difficili, okay, ogni giorno più ti stressano sempre di più. Adesso poi con questa amministrazione che c'è, sembra che mettono, pensi tu, sono andato a fare così per curiosità il quiz di questa nuova visa a punti che vorrebbero, okay, fare. Ok, ho sentito parlare. Ecco, tu vai a fare il test, io con 2 lauree, con la mia carriera, con tutto, sono arrivato al limite, 32 punti. Wow. Cioè, è un mio amico che è un americano, bassista, Jess Words, non l'ha passato. Cioè, difatti ha detto, ma dice, questo qui neanche noi possiamo passare, è una roba... Beh, io quando ho preso cittadinanza, studiavo per prendere il test, il 50% delle risposte mia moglie non ha saputo dare. È possibile. Allora, quindi un'ultima domandina veramente breve ad Andrea e poi lasciamo andare ancora. Questa è la domanda che poi ha il nome anche della rubrica. È la domanda che poi farò a tutti quanti. Hai trovato l'America? Hai trovato l'America? So o ni, nel senso che ero venuto e quando sono arrivato pensavo che in 2 anni sarei diventato il nuovo John Williams, ma come vedi non è andata così. Però ho trovato una maniera di vivere, perché un altro consiglio, bisogna sapersi adattare. Quello che dico sempre anch'io. No, non è, tu vieni per fare una cosa, non funziona, ne fai un'altra. Io sono fortunato, nella mia vita ho solo fatto il musicista, cioè neanche l'insegnante, certo, che la massima parte dei musicisti insegna. Io ho sempre solo vissuto di musica, colonne sonore, commissioni per concerti, fidi di concerti. Uno si reinventa, certo, per cui per quel che mi riguarda ho trovato la California. Il resto dell'America la lasciamo, la seguiamo via. Allora ragazzi, noi con questa bellissima prima puntata, spero vi sia piaciuto, intanto voglio ringraziare ancora Andrea, ho avuto l'onore, Andrea mi ha dato questo CD, è uno dei tanti, è l'ultimo. Non è l'ultimo, ma è uno a cui tengo moltissimo. Okay. Quindi uno dei tanti, andate a vedere anche sul sito, che poi comunque troverete tutti i link qui sotto. Questo me l'ha regalato, vero? È un regalo? Grazie. Assolutamente. E tutte le musiche che state ascoltando ora comunque arrivano a questo CD. Andrea, grazie mille ancora, grandioso, grazie, è stato a te, un piacere. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, grazie ancora mille per averci ascoltato e qui chiudiamo. Peace. Ciao.